connubio tra sport e turismo? Beh, è una cosa direi fondamentale. Il governo della regione ha da subito puntato ai grandi eventi sportivi. Con grandissimo orgoglio riportiamo della nostra splendida regione un giro che era stato purtroppo abbandonato da tanti anni. Dopo 42 anni torna il Giro di Sicilia, 12 tappe in 3 anni, 4 tappe l'anno. Parliamo ovviamente di sport, parliamo di turismo, ma parliamo anche ovviamente di promozione, perché le riprese che vengono fatte anche dall'elicottero ci permettono di far vedere a tutto il mondo. Abbiamo 185 stati che oggi ci guardano, quindi milioni e milioni di telespettatori, e abbiamo la possibilità di promozionare in maniera corretta la nostra regione. Questa iniziativa dell'assessorato al turismo sport e spettacolo è certamente un'iniziativa importante, perché chiaramente con una partenza del Giro di Sicilia da Capo d'Orlando è chiaro che si fa conoscere il territorio anche all'esterno. Le consideri le riprese che vengono fatte, chiaramente vengono viste da tutto il mondo, quindi il nostro paesaggio che è bellissimo, la nostra terra che è meravigliosa, con 4 tappe che vengono fatte viene conosciuto in tutto il mondo. L'assessorato al turismo ha già presentato una serie di eventi e manifestazioni che saranno da apripista per poi la stagione estiva, che ancora ovviamente deve essere organizzata, una serie di manifestazioni primaverili per accogliere la primavera, e poi appunto ci proietteremo a un'estate che sarà, spero, sarà veramente bella. A chi è a casa, anche se c'è brutto tempo, perché seguire il Giro di Sicilia che parte da Capo d'Orlando? Perché seguirlo? Perché chi è appassionato di sport e di ciclismo soprattutto non può non seguirlo, chi è di Capo d'Orlando non può non apprezzare una manifestazione importante come questa organizzata in un posto bello come questo. Il ciclismo che torna a Capo d'Orlando è una tradizione di lunga data, e quindi comunque anche se la giornata non è delle migliori, comunque è sempre una vetrina, è un'occasione importante per fare conoscere il nome di Capo d'Orlando e per farlo girare, appunto come le nostre biciclette che partiranno tra qualche minuto qui dal porto di Capo d'Orlando. Siamo con chi oggi rappresenta l'amministrazione. Quanto gli inorgoglisce avere qui il Giro di Sicilia? Allora, mi inorgoglisce tanto sia per la scelta che è stata fatta di scegliere Capo d'Orlando, sia per l'opportunità che ci viene data di dare visibilità ulteriore più di quella che già ha Capo d'Orlando in tutto il territorio nazionale e non. Poi nel nostro territorio diciamo che il ciclismo è uno sport che va alla grande.